giornata di allenamento per i ragazzi di Officina 84 che si preparano in vista del campionato regionale previsto il prossimo 18 novembre. Partiamo subito con uno dei ragazzi, del maestro Ivano Siviera. Allora, come ti stai preparando in vista di questa sfida? Stiamo facendo un bel allenamento, ce la sto mettendo tutta, nonostante il fatto che lavoro ce la sto mettendo lo stesso tutta. Abbiamo iniziato con un allenamento a circuiti per rinforzare la massa muscolare per il fiato, adesso per aumentare ancora con il fiato stiamo facendo tanti PAO e tanto sparring. Diversamente dal light contact, utilizzi altri tipi di tecniche? Allora, rispetto al light contact, tipo durante l'allenamento il mio maestro mi sta facendo fare i PAO sempre al 100%, col massimo della forza. E arrivando all'ultimo round mi sottomette con il fiato per farmi reagire, perché se cadi con il fiato è facile cadere al tappeto. Dell'impegno c'è e mi aspetto, spero di vincere, però se non vinco non fa niente, però spero di vincere. Questa passione è nata grazie a delle voci che mi sono arrivate dai miei amici, che Ivano aveva aperto una palestra e allora niente, ho iniziato ad allenarmi. Questo sport è molto utile per sfogarsi o almeno per passare del tempo. E un messaggio che voglio dare ai ragazzi è che allenarsi fa bene, e quindi ribadisco il fatto che di iniziare ad allenarsi. Come mai hai scelto di avvicinarti a questo sport? Te lo chiedo visto che sei una ragazza. Inizialmente abbiamo provato così, io e delle mie amiche, così, tanto per fare qualcosa. Poi piano piano Ivan ci ha iniziato sempre di più a... Ci siamo sempre di più allenati. Ivan ci insegna tante tecniche, soprattutto per il light contact. Poi facciamo i PAO, sparring, il circuito, e poi alla fine dell'allenamento facciamo gli addominali e stretching. Per una donna poi diciamo che questo tipo di attività è molto utile, visto che ormai possiamo reputarla proprio come una buona arma di difesa. Sì, sicuramente, e tante tecniche che ci insegna poi sicuro fuori da qua ci servono. Per te la Muay Thai è molto più di un semplice esercizio fisico? Sì, per me la Muay Thai è passione. Da quando l'ho intrapreso 13 anni fa non mi sono più fermato e oggi sto qui ad allenare dei ragazzi a combattere, diciamo, a continuare un sogno che io sto ancora percorrendo, però giustamente prima o poi mi dovrò fermare. Noi ce ne andiamo sempre così, l'unica cosa aumentiamo un po' più l'intensità e andiamo più sullo specifico a livello mentale, perché se no l'allenamento è sempre lo stesso, però soprattutto per i ragazzi che stanno nei primi match cerchiamo di non fargli pesare quello stress che gli si crea, quella paura che si crea, perché alla fine si vanno sempre a confrontare sopra un ring, è sempre uno sport un po' estremo, ci andiamo sempre a picchiare e quindi ci sta un po' di paura, quello viene proprio da noi. Ci sono dei consigli che tendi a ribadire prima di ogni sfida? Sì, di stare tranquilli. Perché alla fine è quello che facciamo tutti i giorni, è quello che ci piace fare, quindi essere tranquilli e lavorare bene, tranquilli, con la tranquillità, perché lavorando con la tranquillità riesci a lavorare bene, invece la tensione ti blocca, sembra che sei più forte, ma in quel momento ti si blocca tutto, le tecniche non ti vengono, rendi molto molto di meno. Io questo sport lo consiglio soprattutto alle donne, perché al mondo di oggi avere una difesa, cioè per una difesa personale, avere un'arte marziale, che sia la Muay Thai, che sia la box, che sia qualsiasi altra disciplina, è ottima. E non si sa mai a cosa si va incontro, poi io vedo un mondo un po' con un futuro incerto, quindi secondo me fa bene soprattutto alle donne. E per i ragazzini lo consiglio perché rende un po' più maschietti e in più ci aiuta a essere concentrati. Io ai miei ragazzi gli auguro solamente di vincere, perché è la cosa più bella che ci può stare. Però non ci dobbiamo mai dimenticare di divertirci, perché è uno sport e quindi il divertimento è la base di tutto. Poi la vittoria, la gloria è la cosa più bella che c'è, le proprio concludiamo il tutto perfettamente.